Come vedete ci troviamo in pieno centro di Bologna, su quello che era il decumano della città romana, e c'è un cantiere in corso, un cantiere nato per esigenze di infrastrutturazione, e inevitabilmente però questo cantiere è andato a scoprire dei resti archeologici. È la norma in città di stratificazione storica così ampia come le nostre, parliamo di oltre 3.000 anni di storia. E d'altro canto l'archeologia del terzo millennio è soprattutto questa, vale a dire che non esistono più gli scavi preordinati come quelli di Schliemann che partiva per trovare Troia, ma ormai il 90% dell'archeologia è un'archeologia come effetto collaterale, cioè quello che si trova facendo qualcos'altro. Si chiama archeologia preventiva e peraltro potrebbe avere anche un effetto positivo dal punto di vista professionale, perché in questi cantieri trovano lavoro decine, centinaia di giovani archeologi o laureati in discipline affini. Peccato che spesso le condizioni lavorative di questi laureati, quasi sempre iperspecializzati, siano sia dal punto di vista economico e professionale in senso ampio, piuttosto precarie. Questo è ancora un problema molto grosso, perché nel momento in cui diciamo, ci ripetiamo, la politica in primis ci dice che il patrimonio culturale è uno dei tesori più preziosi, però dobbiamo anche metterci nelle condizioni di saperlo usare nel modo migliore.